E adesso è il momento di presentare Inno a Roma con il testo di Fausto Salvatori, però prima il maestro Cre vuole dire due parole, quindi ho portato il microfono. Prego, maestro. Grazie, grazie. Buonasera. Allora, ci tenevo a dire due parole su questo brano che forse, non ne sono sicuro, per la prima volta viene presentato in questo teatro. Chiedo scusa se così non fosse. Questo è un brano che ha una storia importante perché per tanti anni è stato considerato una musica appartenente a un certo periodo storico. In effetti, questa musica non ha nulla a che vedere col periodo storico col quale sovente è stata identificata. È stato scritto nel 1919 su richiesta del sindaco di Roma, Vittorio Colonna, proprio per celebrare quello che sapete tutti, si festeggia il 21 aprile, ovvero sia il Natale di Roma. E il testo è di Fausto Salvatori, ma è ripreso da Orazio. È stato eseguito la prima volta dalla banda municipale di Roma diretta da Alessandro Vessella e desiderio di Puccini era che la parte finale, laddove c'è sole che sorge, cantato a tutta forza, potesse coinvolgere tutti. Il popolo fosse un canto popolare a pieno titolo. Quindi io vi inviterei nella parte finale, mi volterò verso di voi a cantare. Il testo forse lo Sì, trovate il testo lo potete ecco. trovare nel programma di sala, scaricabile anche tramite QR code, dove appunto trovate il testo di questo coro popolare. Ecco, comunque la parte da cantare dice semplicemente così: Sole che sorgi, quindi sole che sorgi, libero e giocondo, sul colle nostro le il tuo carro doma. Tu non vedrai nessuna cosa al mondo, maggior di Roma, maggior di Roma. Sicuramente le persone di una certa età non lo conosceranno, cioè lo conosceranno. Quindi adesso al prossimo curriculum bisogna aggiungere che ho cantato al Festival Infatti, Pucciniano, ci ecco sì. stavo pensando, Ecco. senz'altro, e anche in maniera magistrale. E oltre, quindi oltre al coro popolare, quindi oltre a voi che canterete insieme a questa meravigliosa formazione musicale, abbiamo anche un tenore, un professionista, quindi chiamerei qua Massimiliano Luciani. Grazie a voi.